Eppure oggi siamo riusciti a fare schifo giocando contro il Venezia. Perché queste sono partite che non puoi perdere, o almeno pareggiare, con una cazzo di neopromossa. Ragazzi, ma che schifo. O facciamo un gol solo a partita, o non ne facciamo. Perché ormai è questo. Fare un gol a partita, basta. Morata non sa neanche lui come ha segnato. Di ginocchio. Ha segnato, basta. Nel secondo tempo poi non sono entrate. Hanno aspettato che il Venezia segnasse. Ma dove dobbiamo andare? A poi... Regà, De Sciglia non è un giocatore di calcio. Oggi Cuadrado non mi è piaciuto per niente. Caio Jorge entra. Che cazzo fa? Regà, non... Hai avuto il tempo per giocartela. Non ci sei riuscito. Fosse entrato Sulè al posto di Caio Jorge, forse qualcosa in più l'avrebbe fatta, perché ha creato più Sulè in 4 minuti che Caio Jorge in 70, perché è entrato e uscito subito, no, non proprio subito poi, al posto di Ken al 70esimo. Ken, regà, mi ero scordato che Ken era entrato in campo. Che cazzo è? Ken, chi l'ha visto? Mallone, forse uno ne ha toccato, basta. Regà, Pellegrini, grande prova. Alessandro poi è entrato, si è visto che è entrato Alessandro, infatti ha perso palloni, si è scordata la palla. Fate giocare sempre Pellegrini, anche se prendo un giallo a partita, regà, per favore. Alessandro è uno scempio, non si può guardare, 6 anni che è da noi, 30 anni di persone, 5 anni si è fatto del merda, ma buttatelo via, ma dove cazzo dobbiamo andare? Ma poi non abbiamo un finalizzatore buono, Dybala si è rotto, ma che schifo. Prossimo è il Bologna è più difficile del Venezia. Credo, forse siamo dentro casa, sì, in teoria, perché oggi è Venezia. Il Bologna è tosto, dovrebbe tornare Arnautovic contro di noi sicuramente. Che ragazzo, cazzo, andiamo. Ora, che siamo? 10? Se il Milan e il Napoli vincono, no, se il Milan in generale, il Napoli è più in giù. Se il Milan vince, andiamo a meno 13. Vabbè, regà, tanto la Champions, in Champions non ci andiamo. O vinciamo la Cese. Come cazzo abbiamo fatto a passare i primi nel girone? Grazie allo Z, basta. Non abbiamo un'idea di gioco. Allegri che dice, facciamola girare e man mano arriviamo in porta. Ma facciamola girare dove? Che siamo là sopra. Arriva De Sciglio e Alessandro, tutti e due, e tornano indietro su Szczęsny. Ma dove cazzo andiamo? Ma sono giocatori di spinta questi? No, regà, no. Ma lo stesso Cuadrado oggi ha sbagliato la maggior parte delle cose. Beh, perlomeno poteva entrare quel cazzo di tiro a fine primo tempo. No, che deve uscire sul palo. Poi, regà, Aramu, Cristo porco, Aramu deve andare. Impressionante. Quando giochiamo? Sabato, domenica? Non lo so, perché direttamente perdiamo. Lo diciamo, perdiamo, perché il Bologna, cioè, no, non è un Venezia, non è un Empoli, è il Bologna. Cazzo al cazzo, aggiungerei. Ha più gioco rispetto alle neopromosse, appunto. Questo è quello che voglio dire. È un anno che siamo in mezzo alla merda, lo sappiamo, ma già con Sarri si vedeva. Se con Sarri siamo riusciti a vincere quello scudetto, con Pirlo siamo arrivati a culo al quarto posto quest'anno. Arriviamo quindi, diciamo grazie, a chi? A nessuno, perché al caso dobbiamo dire grazie, perché a Morata non lo possiamo dire, a Caio Jorge, a Ken non lo possiamo dire, Dybala è sempre rotto, Cuadrado si può salvare forse. Regà, Rabiot, è vero, mi sono scordato, Locatelli sufficiente, Rabiot corre, se tira, ciao, là sopra, no spazio, perde palloni, regà, Rabiot non è neanche un giocatore. Poi è entrato pure Bentancur non serve. Bernardeschi si sta riprendendo, ma quel cazzo di Romero si è tirato centrale, ma quel cazzo di tiro proprio centrale, lui tira centrale, potente, sì, bella però la parata che ha fatto, anche se era centrale, devo dire. Ci vediamo alla prossima per un'altra incredibile minchiata di partita. Merda di partita, anzi. Meglio suona. Ciao.